hai comprato il clarinetto, hai pagato anche queste due chiavi, che sono la chiave 7 e 8. E perché bisogna usarle? Possiamo farne a meno? Arrivo subito dopo l'intro. Ciao, sono Emanuela e sono una sassofonista e clarinettista professionista. Nella vita mi occupo essenzialmente di didattica e di risolvere problemi. Problemi di studio, di performance, di organizzazione dello studio, eccetera, eccetera, eccetera. Opero soprattutto online e anche nel mio studio di Bergamo. Le due chiavi del clarinetto di cui ti parlerò oggi sono la chiave numero 7 e numero 8, che se premute contemporaneamente con la posizione del Fa, producono la nota Fa diesis. Quindi, per produrre Fa diesis, faccio la posizione del Fa, primo spazio in chiave di violino, e poi con l'indice della mano destra aziono le chiavette 7-8. Questa combinazione produce la nota Fa diesis. E tu mi dirai, vabbè Manuela, ma io il Fa diesis lo faccio così e vado benissimo lo stesso. Eh sì, va benissimo lo stesso, però se tu devi fare un trillo Fa diesis, che fai? Fai tutto sto movimento qui arzigogolato? Non funziona. In soccorso per la posizione, il trillo o il passaggio cromatico Fa diesis, abbiamo appunto la posizione con le chiavette 7-8 che ci viene in soccorso. Attenzione però, quando utilizziamo queste due chiavette laterali, bisogna stare attenti a un po' di fattori tecnici. 1. Tenere la mano sinistra ben raccolta e non aprirla. Cosa significa? Se io sto facendo la posizione per fare Fa diesis, molto spesso quando vado ad azionare le due chiavette laterali, la mano sinistra tende ad aprirsi. E questo tecnicamente è un problema, perché se sono in passaggi molto veloci, quando poi devo rientrare perdo tanto tempo ed è un problema. 2. Quando usi le chiavette 7-8, muoviti il meno possibile. Cosa significa? Quando devo andare ad azionare per fare la posizione, non vado a fare troppi eccessivi movimenti, altrimenti perdo di stabilità. 3. E non meno importante, esercitati quotidianamente su questi passaggi, perché come in tutte le cose, più esercizio facciamo, più prendiamo confidenza e più diventiamo bravi. Adesso mettiamo le mani in pasta e ci esercitiamo insieme. Pronti? Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale, così rimani sempre aggiornato sulle nuove uscite e i contenuti esclusivi. Oltre che per la posizione del Fa diesis, primo spazio in chiave di violino, come dicevo prima, le chiavette 7-8 servono anche a fare il trillo Do diesis acuti. L'unica differenza è che per fare queste due note devo azionare anche il portavoce. Quindi suonerà così. Facile, vero? Ti immagini a farlo nell'altra posizione? Sarebbe un delirio. In descrizione a questo video troverai un po' di esercizi che ho scritto, una paginetta di esercizi che possono essere degli ottimi esercizi quotidiani. Nel PDF troverai delle righe in verde, delle righe in arancione e delle righe in rosso. Cosa vuol dire? Sono delle priorità di colore. Il verde serve per quelli che sono all'inizio, l'arancione serve per quelli che sono intermedi e il rosso serve a chi è invece più avanti tecnicamente. Che tu faccia gli esercizi verdi o arancioni o rossi, poco importa. L'importante è che la tecnica sia pulita. Che cos'è una tecnica pulita? Una tecnica pulita è una tecnica nella quale quando io decido di fare due note, non se ne devono sentire tre. E soprattutto non ci devono essere cambi ritmici. Perché spesso quando il passaggio è difficile si tende, se la tecnica non è a posto, a rallentare o accelerare. O a creare addirittura degli spazi fra le note. Nel PDF trovi tutti gli esercizi ovviamente concentrati sul passaggio Fa diesis. Quindi, come esercizio previo, andiamo a capire come muoverci. Abbiamo detto all'inizio che quando suono faccio la posizione Fa diesis e devo stare il più raccolto o raccolta possibile. Quindi, quando devo fare il movimento, è necessario che io mi controlli. E come faccio a controllarmi? Gli unici strumenti che ti possono venire in aiuto in questo caso come controllo sono o uno specchio nel quale tu ti guardi, oppure un video mentre stai esercitandoti che ti permetta di capire se la mano è raccolta oppure no. Fra l'altro, l'uso dello specchio è molto importante all'inizio del percorso di studio, ma anche dopo, veramente.
perché quando ti guardi riesci a capire come la postura, se sei dritto, come l'impostazione, come stanno le mani, se lo strumento è dritto, e questo ti aiuta ad avere più consapevolezza. Una volta che hai preso confidenza con il passaggio Fafa diesis, ti puoi esercitare sul PDF. Mi raccomando, valuta bene il tuo punto di inizio, se sei all'inizio, se sei un intermedio, se sei un avanzato. Non è importante a che livello sei, ma è importante se lo fai preciso oppure no. Suona lento e preciso, mi raccomando. Sono sicura che questo contenuto potrà esserti utile per migliorare questo passaggio e soprattutto sfruttare le chiavette 7-8, che sono delle chiavi importanti nel clarinetto e che possono agevolare tantissimo la resa tecnica, soprattutto, come dicevamo, nei passaggi cromatici. Io per il momento ti saluto e ti do appuntamento alla prossima. Ciao ciao! Thank you.